grazie, alla pe... Allora, visto che mi trovo a Xi'an per la quarantena, parliamo un po' di Xi'an. Per prima cosa, parliamo di una città di circa 9 milioni di abitanti suddivisa in 19 contee. Xi'an è il capoluogo della provincia cinese dello Shaanxi, è una provincia cinese che si trova nella zona centro-settentrionale del paese. Xi'an è stata una delle città più importanti della storia antica della Cina e con più di 3.000 anni di storia è stata inserita nella lista delle 4 capitali antiche più importanti della Cina. Non solo, Xi'an rappresenta il punto più a est della Via della Seta. Xi'an è sicuramente una delle città cinesi più importanti, soprattutto dal punto di vista storico. È una località con tantissime cose da vedere. Senza ombra di dubbio, la cosa più bella da vedere a Xi'an è l'esercito di terracotta. Un esercito simbolico formato da tantissime statue di terracotta posizionate vicino alla tomba di Shi Huangdi, il primo imperatore augusto cinese, uno dei più importanti imperatori della storia della Cina antica. Una cosa molto particolare è che Xi'an è gemellata con due città italiane che sono Pompei e Molfetta. Unica nota negativa, io non potrò visitare Xi'an questa volta perché ci hanno appena comunicato che il giorno 1 ci rilasceranno e ci accompagneranno direttamente all'aeroporto, scortati, e ognuno deve tornare alla propria dimora. Vedica, cosa è successo? Mi hanno portato il cibo e vedica, il pacco era chiuso un po' male e si è rovesciato un sacco di pomodoro fuori, quindi ho dovuto pulire tutto, però oggi sembra un buonissimo pasto. Oggi non solo c'è il pesce, ma c'è anche il roziamo, che è in pratica il panino farcito tipico di Xi'an. Non a caso oggi ho parlato di Xi'an e mi hanno portato il panino tipico, che è qualcosa di fantastico, che oggi si può trovare in ogni parte della Cina, che però in teoria quello di Xi'an è come se andate a mangiare il cannolo in Sicilia o mangiate l'arancina in Sicilia.